Un'altra testimonianza archeologica significativa della civiltà micenea sono le cosiddette tombe a tholos o a cupola, imponenti edifici a pianta circolare con copertura conica. Le tombe a tholos o a cupola erano tombe reali, destinate alla sepoltura dell'aristocrazia militare, del wanax, del signore, e dei suoi compagni d'arme e funzionari. I reperti rinvenuti nelle tombe documentano la vocazione guerriera e militare dei micenei. A Micene, gli scavi archeologici condotti da Heinrich Schliemann nel 1876 hanno portato alla luce un ricchissimo corredo funerario, costituito da maschere d'oro lavorate a sbalzo, pettorali, gioielli e armi finemente decorate. Tra questi reperti spicca la cosiddetta maschera di Agamennone, la maschera funeraria di un re o di un principe che Schliemann volle identificare con il leggendario re di Micene. Si tratta in realtà di un reperto databile al XVI secolo a.C., ben anteriore al tempo in cui si collocano le vicende narrate nell'Iliade. È una maschera realizzata in lamina d'oro ed è stata forse plasmata direttamente sul volto del re.